Vediamo se ci siete e se mi sentite soprattutto, perché insomma non è che sto sopra il rifugio, diciamo così, non voglio perdermi neanche un giorno di cibo. E dopo, oggi è una giornata, come potete vedere, che non si vede una ceppa. Emanuela, ditemi se riuscite a sentire, Tamara Candian, Tamara e tutti quelli che stanno partecipando su questa diretta. Datemi un segno di vita, perché poi vi do subito. Azzurra, Fiona, buongiorno, Giacomo Schievo, buongiorno. Fatemi sapere se riuscite a sentire, no? Ugg d'inizio 2023, buon anno anche a te, Barbara, buongiorno dottor Porro, riuscite a dirmi se mi sentite? Scusatemi, perfetto. Allora, che cosa è successo? Beh, evidentemente, anche se è morto il 31 di dicembre e il 2 gennaio, tutti quanti i giornali italiani, non solo, parlano della morte del Papa Emerito. Grazie per il badge De Gasperi, assolutamente, ringrazio per il tuo contributo, il primo di quest'anno. Allora, che cosa c'è sui giornali? Era il nostro Papa. Questo forse è il titolo più significativo che viene fatto, FR57, grazie per il badge, viene fatto dal giornale e dà un po' il tono di quello che pensano i giornali, diciamo, di centrodestra e conservatori di Papa Ratzinger, Papa Benedetto XVI, Papa Emerito, che si dimise a 85 anni, 10 anni fa, e che piaceva moltissimo, diciamo, ai conservatori e quindi al giornale. Benedetto Ratzinger, il titolo che gioca sull'equivoco del benedetto oggettivo e sostantivo e nome proprio che si era dato Ratzinger, e il quotidiano di Belpietro. Lì ci sono due o tre cose molto interessanti, ve ne sono milioni sui giornali, però io vi do una chiave di lettura da zuppa di Porro sulle cose interessanti. La prima è la prima volta di un papa che dice addio ad un altro papa, perché la questione di Celestino V, vi ricorderete forse il libro di Silone che qualcuno di voi a scuola hanno studiato, io l'ho fatto. Beh, insomma, una cosa è rinunziare al pontificato quando ti nomina lo Spirito Santo, è una cosa invece lasciare a un altro papa il soglio papale, e questo è una cosa che non era mai avvenuta. Le ultime parole di Papa Benedetto XVI sono state: Signore, ti amo. E poi la cosa forse più interessante, diciamo, per noi laiconi della zuppa di Porro, è questa vicenda dei funerali, perché sulla vicenda dei funerali si sta scatenando una di quelle battaglie che dovrebbe raccontare qualcuno di quei romanzieri che si occupano delle questioni vaticane, e che sono la cosa più divertente, perché Ratzinger e Francesco sono due papati completamente diversi, e sui funerali si stanno giocando tutti i piccoli poteri regali romani, perché una parte di questi piccoli poteri voleva che il funerale venisse celebrato immediatamente, e così da dare minore risalto a questa figura di un papa che comunque ha fatto molto discutere ed è molto piaciuto alla parte più conservatrice della Chiesa. L'altra questione molto interessante è che invece alla fine c'è stata una mediazione. Ma che tipo di funerali ci saranno? Perché era un papa, è stato un papa come Papa Francesco. Chi sono e quali sono le delegazioni che verranno invitate alla morte del papa? Quella italiana e quella tedesca. Steinmeier e Mattarella saranno due capi di Stato che si presenteranno. Quindi in realtà i funerali saranno solenni ma sobri, solo dunque le delegazioni italiana e tedesca. E, insomma, secondo il retroscena del Corriere della Sera, i bergogliani, cioè quelli di Papa Bergoglio che stanno con Francesco, vorrebbero dei funerali in tono minore, perché non vorrebbero che si desse troppo risalto al Papa che loro non hanno amato, e soprattutto perché vogliono continuare a pensare, cosa peraltro ovviamente vera per la Chiesa, che esista un Papa solo, non è che ci sono due Papi, anche se la coibitazione tra i due è stato incredibile. Un saluto anche a te, Antonio Zec dalla Puglia. Quindi sta roba stupenda. Questa roba dice: secondo me non frega niente a nessuno di questa Nina Nanna su Ratzinger. Beh, insomma, io non la penso così. E poi c'è un'altra cosa favolosa che per noi romani, cioè gli romani di studi, di adozione, che abbiamo studiato a Roma, che abbiamo visto in Marchese del Grillo, è fenomenale. Quando muore un papa, che è anche il capo della Chiesa, il vescovo di Roma, il cardinale di Roma, il vescovo vicario di Roma, beh, insomma, tutte le campane di Roma suonano a morte. Ve lo ricordate, il Marchese del Grillo che fece suonare tutte le campane di Roma?
Roma, il Papa si incazzò, che era Paolo Stoppa, e disse: ma che stai facendo? Ma sei scemo, ti mando a Castel Sant'Angelo, che all'epoca era una prigione, perché quando suonano tutte le campane di Roma vuol dire che il Papa è morto. Ma in questo caso le campane di Roma non hanno suonato, eppure il Papa è morto. E insomma, queste sono le cronache. Per renderci invece conto delle cose più interessanti, ci sono due o tre punti che vi segnalo. Il primo è Silvia Ronchey, perché se alla destra piace questo Papa, la sinistra fa orrore, soprattutto per quel famoso discorso del 12 settembre del 2006, un giorno dopo l'11 settembre di Ratisbona, in cui Papa Bergoglio disse un sacco di cose, tra le quali citò la religione islamica come una religione potenzialmente molto pericolosa, intrinsecamente malvagia e disumana, così dice la Ronchey, che dall'alto della sua conoscenza, diciamo, della teologia e delle sue capacità, diciamo, teologiche, dice che poi fu un disastro comunicativo questa dichiarazione di Ratisbona, su questo non gli si può certamente dare dubbio, e dimostrò che non era un formidabile studioso, cioè Papa Ratzinger non era un formidabile studioso. Questo lo dice la Ronchey. Nel frattempo invece il giornale Minzolini dice che è stato un grande papa europeo, a partire dal suo nome, Benedetto, che era il santo patrono dell'Europa, e che è stato un grande papa europeo che voleva anche dare il senso delle radici cristiane dell'Europa, cioè parlava all'Europa, parlava all'Occidente, che è una cosa fondamentale che ritornerà in molti dei discorsi che oggi ci sono su Papa Francesco, e ricorda, fa bene Minzolini, quei 77 cornuti docenti della Sapienza che non vollero Papa Bergoglio, non lo vollero all'inaugurazione dell'anno accademico 2007-2008, una macchia indelebile sulla Sapienza, che è la mia università dove ho fatto economia e commercio, grazie alla Salento per il badge che mi ha acquistato, e devo dire la verità, l'idea di non accettare il Santo Padre a Roma all'inaugurazione dell'anno accademico è una roba che mi ha fatto orrore. Gandola, sulla verità, fu il primo a capire la deriva violenta della cultura islamica, la vede diversamente rispetto alla Ronchey il discorso di Ratisbona. Cerasa, sul Foglio, c'è un pezzo ovviamente di Ferrara, che era un super ratzingeriano, gli piaceva da impazzire, Cerasa però oggi sul Foglio ci ricorda come fosse il Papa più filo occidentale, più europeo che noi abbiamo avuto, e devo dire che su questa linea di interpretazione, che non dovete sottovalutare, mi sembra che Veneziani è stato molto divertente oggi nel pezzo, dicendo che ha espresso Papa Ratzinger un pensiero forte e un papato debole, si è affidato e si è addirittura affacciato nelle terre incognite dell'ateismo più di ogni altro papa. E molto divertente la sua ultima dichiarazione, cioè dice che in realtà lui si avvicina a queste terre incognite dell'ateismo, scrive Veneziani, perché secondo Veneziani il Papa sosteneva che cercare Dio è molto più religioso che essere un devoto per routine, mettiamola così. E ultima cosa che vi segnalo proprio riguardo a questo è Odi Freddi, che non sapevo il grande Aldo Odi Freddi conoscesse bene Papa Ratzinger, che si scambiavano molti ragionamenti e parlavano molto spesso, lo incontrava e un po' come Minzolini, come Cerasa, Odi Freddi dice: in realtà questo Papa parlava agli intellettuali europei molto più di quanto Francesco facesse, e proprio gli intellettuali europei non lo hanno compreso, e questo era un Papa che parlava all'Occidente e non Francesco che parla all'Africa e al Sud America. Seconda questione fondamentale, questo vi dovrebbe dare un senso per il quale il terzo mondismo di Francesco piace così tanto e l'occidentalismo di Ratzinger no, quindi una specie di confine politico in questa cosa c'è senza dubbio. Il discorso di Mattarella è l'altra grande cosa, il 31, Elisabetta buongiorno, Lady Verusca buongiorno, Papa Benedetto, Gloria Olive sarà l'ultimo Papa, beh, insomma io penso proprio di no. Comunque il discorso di Mattarella è un appello alla responsabilità, io quando leggo l'appello alla responsabilità già mi vengono, capito, i bollori, qua col freddo che fa oggi, anzi non fa neanche così freddo, mi viene veramente da cioè quando penso l'appello, ma che vuol dire l'appello
alla responsabilità. Io vorrei qualcuno che facesse un bel appello alla responsabilità. Drogatevi, un appello a andate a 1000 all'ora in macchina. Cioè, sono quelle specie di figure retoriche. Sto parlando dell'auto in cui è stato un tema di quelli affrontati dal Presidente della Repubblica. Attenzione agli incidenti in auto. No, non sono andato a diavolezza. Comunque sia, e l'altra cosa del discorso di Mattarella, che la metto insieme con l'appello alla responsabilità, è le tasse vanno pagate per far funzionare l'Italia. Allora, su questo intanto l'Ozione ha acquistato un altro badge, grazie. Questa idea che le tasse debbano essere pagate per far funzionare l'Italia, oggi l'Ottieni un pochino l'affronta in maniera intelligente sul giornale, ma io sarei stato anche più radicale. Smettiamola con questa retorica della minchia. Qua le tasse noi le stiamo pagando per non far funzionare l'Italia, avete capito bene? Le tasse le stiamo pagando per non far funzionare l'Italia. Io vorrei un cazzo di Presidente del Consiglio, un cazzo di Presidente della Repubblica, Giuliana Fiorentini e altri presidenti, che dicesse: in questo paese si spendono 1100 miliardi, che sono tasse, 1100 miliardi, e con questi 1100 miliardi dovete aspettare 3 anni per avere una TAC, dovete aspettare 3 anni per avere una sentenza di primo grado, non avete la certezza del diritto in materia civile, non vi difendono i confini dall'esterno e non fanno le opere pubbliche perché ci vogliono 10 anni. Adam Smith nel 1779 nella Ricchezza delle Nazioni diceva: lo Stato si deve occupare della giustizia e noi ce ne occupiamo di merda, della sicurezza e ce la occupiamo di merda, e di quelle opere pubbliche che i privati non sono in grado di fare e noi ci mettiamo 10 anni per farle. Di che stiamo parlando? Basta, basta con questa retorica delle tasse che servono per far funzionare l'Italia. Anche se voi pagaste tutte le tasse, anche se tutti gli evasori dessero i loro famosi 75 miliardi di euro in più che loro evadono, posto che sarà impossibile, ogni paese ha la sua evasione, posto che è impossibile evitare che ci siano gli spacciatori, che ci siano le puttane, che ci sia la criminalità, che ci siano le mafie, posto che tutto questo è impossibile, ma se noi per un secondo li cancellassimo, i vostri TAC ci metterebbero meno giorni ad essere fatte, la giustizia funzionerebbe meglio. Ma chi cazzo ve l'ha raccontata questa roba qua? Ma chi l'ha raccontata? Ma chi ci crede? L'importante, unica cosa, Elisabetta, come spiega il professor Martino, è affamare la bestia. Non, il tema non è pagare tutte le tasse, è ovvio che tutti noi dobbiamo pagare le tasse, il tema è pagare meno e avere meno spesa pubblica. Il problema vero è la spesa pubblica. 1100 miliardi con 1700 di debiti o con 1700 di PIL. Comunque facciamoglielo dire perché sono tutti contenti. E il giornale prende un pezzo del discorso di Mattarella in cui dice che promuove il governo perché dice finalmente è arrivata una donna, e tutta sta retorica sulle donne, figuratevi voi, io sono contentissimo che ci sia una donna pazzo, Chigi, ma che se la qualifica di questo governo non sia che è un governo conservatore, che è un governo di destra, che è un governo che non ci vuole chiudere a casa, che è un governo che è a favore delle libertà, sempre che lo sia, ma che ci sia una donna, voi vi rendete conto che stiamo guardando il dito e non la luna? Mi auguro che sia ben più importante quello che farà la Meloni del suo genere. Ma comunque il governo fatto dalla donna piace a Mattarella. Il pezzo di oggi migliore, diciamo, nelle nostre sintesi di questa roba lo fa Capezzone. Lo fa Capezzone oggi sulla Verità, dicono che sia un discorso equilibrato, e dice Capezzone in effetti lo è. Da democristiano qual è? Mattarella riconosce finalmente dopo 3 anni che tiene eletto un Presidente del Consiglio che non è stato scelto dal Presidente della Repubblica ma che è stato scelto dagli elettori italiani, e quindi per questo motivo, scrive Capezzone, devo dire che il Presidente della Repubblica cerca di avere un certo equilibrio e non parlare male, eccetera. Però dice attenzione, dice al contesto di cui parla Mattarella. E intanto nota Capezzone l'ideologia grettina sposata senza minimamente considerare i costi delle famose transazioni ecologiche, di cui ormai ci siamo immersi in questa gigantesca bolla di ideologia su cui non si può discutere. E la seconda cosa è la rivoluzione digitale, senza pensare che il side effect, un rischio di queste rivoluzioni digitali, sia il controllo dei vostri dati e le nostre scarse libertà, e sulle quali Capezzone giustamente insiste. Infine Capezzone ricorda un'ultima cosa, e cioè che completamente zitto il Presidente della Repubblica è stato sulla questione Covid, anche perché lui ha fatto da sponda per 2 volte a quell'ignobile dicastero utilizzato da Speranza, dice Capezzone. E sull'altra cosa, oltre a aver fatto sponda su quello,
ha fatto qualche figuraccia, come quei discorsi in cui spiegava che col vaccino non ci si contagiava, non si prendeva la malattia, insomma anche cose un pochino antiscientifiche sulle quali il partito ultrachiusuristico di cui Mattarella era, diciamo, come possiamo dire, la buona cupola, beh, insomma, su questo Capezzone non dimentica. Vi segnalo altre due o tre cosette. La Calderone, ministro del lavoro, fa un'intervista alla Stampa in cui dice alcune cose interessanti, tra cui quella più interessante secondo me, anche se il titolo è generico, e l'apertura della Stampa sul reddito di cittadinanza, ecco come cambierà, in realtà spiega poco o niente nell'intervista, ma un principio lo spiega ed è molto buono: la povertà si combatte con il lavoro, non con sussidi a vita. A voi sembra una cosa banale, ma è una cosa rivoluzionaria, perché quando c'è un problema si pensa sempre di risolverlo mettendoci i soldi dei contribuenti, che poi dovranno pagare le tasse, e se non le pagano sono degli evasori, e Mattarella ce lo ricorda alla fine dell'anno. E intervista a Berlusconi, che dice la solita cosa che dice nelle ultime settimane, e cioè che è necessario un partito conservatore, cristiano e liberale. L'etichetta, siamo tutti quanti d'accordo, poi cristiano chi se ne porta, le radici nostre sono cristiane, io aderei un bel partito liberale, ma di massa, ma è un po' più complicato farlo che dirlo. Però è molto divertente la sua risposta alla Moratti. Che ne pensa la Moratti, che è candidata alla presidenza della regione Lombardia? Moratti, donna di Berlusconi, alla RAI, ministro suo, eccetera. E beh, Berlusconi è geniale, come spesso avviene in queste risposte. Non voglio parlare di lei, perché in genere io parlo delle persone soltanto per parlarne meno, e non sarebbe questo il caso. Devo dire, risposta niente male che Berlusconi dà, anzi molto intrigante e divertente, che da Gianluca Giannetto. Taglio su da Welfare State, assolutamente. E poi Brio 65, c'è sempre un cretino di questo Brio 65 che deve criticare Capezzone. Il Foglio, ci sono due o tre questioni, diciamo, di contorno. Il Foglio oggi con Cingolani fa un grande pezzo, su una grande inchiesta sul ritorno del ceto medio. Io non ne sarei così convinto. Sì, c'è il ceto medio, ma non i borghesi, che sono due cose diverse. Il ceto medio sono coloro che hanno un reddito relativamente buono, ma che non intraprendono, perché in un paese in cui tutto è pubblico è difficile creare una vera borghesia alla ricossa, come per intendersi. Ma dicono che l'occupazione in Italia Cingolani è massima dal 1977, che quindi vengono smentite le nefaste previsioni di Piketty, l'ultimo marxista. Ma blocca Brio 65, dice Jomot 1229, è solo un idiota, lasciamolo perdere. Sto facendo la diretta. In più vi segnalo l'altra grande questione, che questo famoso disegno di legge sull'autonomia di cui sta lavorando Calderoli, beh, insomma, per Il Fatto sarebbe la secessione dei ricchi. Oggi è lunedì, quindi Il Fatto c'ha come sempre la tradizionale rubrica di Travaglio come fondo, in cui sfotte quello che scrivono gli altri giornali, inchiodandoli a quello che hanno detto. Se uno prendesse la stessa cosa su quello che ha detto Travaglio, beh, non finiremo mai. Poi c'è questa polemica, stupenda, che tira fuori, diciamo, è nelle sue corde, Sallusti, sull'albergo 5 Stelle dove si è presentato Conte a Cortina. Parlo io, che vado nei posti più fichi del mondo, per me, lo sapete bene, la vendetta è vivere bene, la miglior vendetta è vivere bene, e me spendo quello che proprio, cioè quello che guadagno è speso, per me quindi la spesa è fondamentale, non faccio debiti per ora, ma spendo tutto quello che guadagno spendo, lo rimetto in circolo. Anche questo cazzo di tè che ho preso qua, lo vedete questo tè che mi sta aspettando, questo tè l'ho pagato, e questa sciarpa l'ho pagata, ho pagato tutto, va bene? Allora, quello che voglio sapere è: si può criticare una persona perché si gode la vita? No. Si può criticare una persona se guadagna 10.000 euro e ne spende 10.000? No. Se ne ha 1.000 e ne spende 1.000, beh, insomma, magari tempi due soldi per le tue necessità. Quindi io sono contrarissimo a tutte le grandi, gigantesche, appunto, far girare l'economia, polemiche nei confronti di chi spende quello che può. Questo è il concetto. Hai rubato? Conte ha rubato. Se spende i suoi soldi, fa benissimo andare a Cortina con la sua moglie, fidanzata fighissima, e nell'albergo più bello a 5 Stelle, che costa 2.500 euro a notte. Però Sallusti ha ragione, e però c'è un tono di ipocrisia in quello che fa Conte, che non gli si può permettere di fare queste cose. Io vi ho fatto la premessa, quando mi dicono: ah, stai Sam Moritz, rompi coglioni, eccetera, sì, io sto dove cazzo mi pare, me lo prendo, mi diverto, sto bene, domani me ne vado in Dolomiti, eccetera, faccio quello che mi pare, va bene? Nessuno ha fatto
ipocrisia su questo. E però Conte sì, perché il problema non sono dunque, dice Sallusti, 2500 euro a notte che spende Conte nell'albergo a 5 Stelle dove ha deciso di stare, ma il problema è quel mix di ipocrisia tipico del Movimento 5 Stelle. Il caso tipico è quello di Fico, che si inventa Presidente della Camera, arriva il primo giorno con l'autobus per dare il senso della rigidità, della moralità, e poi dopo, quando perde il suo posto di lavoro, cioè non è più eletto Presidente della Camera, si tiene l'ufficio perché vuole rimanere là, insomma, e su questo viene sgamato. Manca una cosa a Sallusti, gliela consiglio perché era pazzesca, è quando c'è la scala, quello... Conte, che oggi sta nell'hotel 5 Stelle, andava tra i derelitti criticando la scala, la ricchezza della scala, andando tra gli ultimi, eccetera. A me sta benissimo e penso che anche i miliardari, da Engels e Marx, sono sempre i miliardari che si occupano dei più deboli a parole, non nei fatti, perché nei fatti sono quelli più deboli che cercano di diventare più ricchi che si occupano dei più deboli perché danno loro un lavoro. Ma comunque questi miliardari che si occupano dei più deboli da Cortina sono presenti sul Libero con Sallusti, in una foto che fa vedere questo tavolo del ristorante in cui si trovano Conte e la sua bellissima fidanzata, sul Tempo appunto, i due giornali di Angelucci. Ultima cosa che vi segnalo, l'intervista a Bersani. L'intervista a Bersani l'hanno fatto cassa con la povertà, ecco, Bersani che c'ha i cazzi suoi, eccetera. Comunque questa idea di aver fatto cassa con la povertà sono questi slogan, perché se a destra ti dicono meno tasse, così si cresce di più e viene considerato questo populismo, dall'altra parte quando uno mi dice hanno fatto cassa con la povertà, quando invece in realtà hanno semplicemente fatto cassa con i miei soldi per dare sussidi in zone che poi li hanno rieletti, a Bersani e compagni, a me mi fa impazzire. Quanto sei grande, non ti scappa mai niente. No, ma figurati, sulla benzina hai già detto qualcosa, Filippo? No, dalla benzina quello che succede è che questo governo con la finanziaria, cioè su qualche giornale di oggi, ha ridotto la riduzione delle accise, scusate il gioco di parole, quindi la benzina sarà più cara dal 1 gennaio. Conte è colui che ha regalato gli arresti domiciliari. Comunque è vero che la Meloni ha già speso 160.000 per i voli alla faccia del reddito di cittadinanza? Non lo so, e se così fosse penso che sia forse meno di quello che mi immaginavo, perché mi sembra che si è data già 4-5 vertici europei, abbia già usato la legge di Stato, come giusto che sia, chiunque li usi il più possibile. Vabbè, vi ricordo come sempre che la caccia al tesoro al Padre Eterno liberale continua, mandatevi le vostre esperienze, ci sono alcune librerie che l'hanno messo in libreria, in vetrina, e quindi le trovate tutte, nomi e cognomi ovviamente, sul sito nicolaporro.it, così come tra poco vedrete Mario Giordano che ritorna con uno dei suoi ritratti dei dinosauri che lui ci racconta, i grandi tromboni, come oggi vi segnalo Mascheroni sul Giornale che prende e si cucina come possibile insopportabile Amadeus. Daniele Vitali 90, ciao. Daniele Santa, ciao. Giovanni Voie Mondadori, sì, è uno di quei posti in cui difficilmente è il posto dove è più facile trovare le cose. Nick, salutimi il grillo. Francesco, sai bene, il grillo in realtà sta sotto, io sto sopra, perché oggi è una giornata che non si vede assolutamente niente. Alberto Calvi ha acquistato un badge mitico, Alberto. Bene, vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani. Ciao.